gli do un po' di trasparenza. A questo punto posso scalare. Allora. Lasciarlo alla scimmia. Capacità la trovo? Scalo la mia immagine, vedete? La posso anche spostare. Ci siamo? In teoria, se io prendo la mia scimmia e là. Okay. Devo aggiungere il livello alfa a questa immagine. Se io prendo la mia scimmia e la metto sotto, in questo momento vedete che non la vedo, c'è la mia scimmia, ma non la vedo. Perché? Perché in questo caso io devo scegliere nel mio sfondo. In questo caso usiamo per esempio la bacchetta perché mi scelgo tutto bianco. Lo cancello. Vedete che vedo la scimmia sotto? Sì, sì. La posso spostare. In questo caso scelgo lo spostamento. Posso ingrandirlo per esempio. Niente, mi dava... Facciamo anche io un caso, un museo. Mi seleziono la scimmia, la sposto. Eventualmente posso cambiare le mie dimensioni. Scalo. Ok? Ci siamo? A questo punto posso usare, per esempio, il mio spumino. Se io vado a vedere il zoom, lo spumino mi permette un attimino di ridefinire queste parti qua. File. Siamo? In questo momento ho cambiato la mia foto trasformandola in modo molto grossolano in questo momento, per fare una cosa che fa bene ci dobbiamo perdere un pochino di tempo. Dimmi.
Bisogna capire come si fa a uscire dalla selezione. C'è eliminato la selezione dopo un clic. Viene eliminata la selezione. Dimmi. Come si fa a uscire dalla selezione? Io ho fatto il ricordo. Fai sulla fai una selezione. Premi il pulsante selezione. Qualsiasi. Prendi un punto. Non quello là, quello del quadrato. Ok. Clicca un punto qualsiasi. E l'abbiamo tolta. Noi abbiamo un problema in questo momento, vedete? Io ho una selezione, ho dei quadrati, ho questa selezione qua, lo vedete? Quindi clicco il quadrato, ci clicco e tolgo via la selezione. Ma non è che clicco e faccio una. Sì. Perché? Perché non sto dicendo rimpiazza la selezione corrente. La mia immagine, eccetera. Se io a questo punto sulla mia immagine posso salvarla, quindi faccio salva come, pilota scimmia, posso esportarla per la voglia in JPEG. Da questo momento, se io apro, ho la mia pilota scimmia. A questo punto io posso per esempio andare sul sfumino, scusate la mia, andando sul sfumino vado a togliere queste imperfezioni che ho ancora qua, vedete? Perché era una forma che io tagliavo troppo bene, facendo così tendo a integrare la mia immagine. C'era questa linea bianca che rompeva le scatole, ve lo ricordate, no? Se vado a fare lo zoom, riduci, sicuramente da questa a questa, vedete l'immagine è cambiata un pochettino, non è tanto percettibile, ma a livello d'occhio a me sparisce queste linee nette bianche che avevo prima. Ci state riuscendo? Vogliamo rifarlo? Lo rifaccio di nuovo? Non riesco a capire perché quante scarpe e ancora sto spazio bianco qua. Già tre volte che provo. Quindi. Il ciclo dell'allargare di fare gli occhi un po' più grandi, no? In maniera che si veda più gli occhi e basta. Però dopo mi ricordo. Allora, non è.
che abbiamo in scimmia, un po' di scalatura, perché l'immagine è una striscia bianca, non la dico niente. Un bel lavoro, lui ha fatto i due bugi sul casco, quindi si fa la realice della scimmia. Adesso mi porto così sotto, non riesco a scarlo, adesso sono qua. Sì? No, mi sembra... Però il problema è che lo vedi così, vedi che lo faccio con l'opacità. Thank you.